una strada di collegamento con che cosa? Con una società che sta a Roma e che si chiama FinChart. Questa società ha più sedi. Una in via Fauro al numero 42, anzi 43, chiedo scusa, che è esattamente di fronte a dove esplode l'autobomba che coinvolge nell'attentato di Roma del 1992 Maurizio Costanzo. Un'altra sede sempre in via Fauro al numero 59, qualche portone più avanti. E presso questa sede di via Fauro 43 si reca il ministro Somano della Sanità per scontare 13 miliardi di cambiali che gli vengono finanziati, sono cambiali della Banca Nazionale Somala, cambiali che non valgono nulla, perché la Banca Nazionale Somala è fallita, non esiste più di fatto. Gli amministratori della sede di Fauro 43 sono gli stessi di un'altra società coinvolta in questa vicenda. Secondo me, io lo scrivo nel marzo del 1995, se lo ricorderà, sul settimanale Avvenimenti. E scrivo che sede e amministratori sono gli stessi di un'altra società che si chiama Finarma. Questa società Finarma ha sede staccata, oltre che in via Fauro, a Napoli, in via De Gasperi 55, che è la sede della galassia delle imprese della Navarna. Io scrivo questa cosa, la metto in relazione ai traffici con la Somalia, la metto in relazione ai traffici d'armi, dico che queste società si occupano di attività armatoriale, che si occupano anche di noleggi aerei, di trasporti speciali. E naturalmente tre giorni dopo non la procura di Livorno, ma la procura di Roma si attiva, il giudice Ionta incarica la Digos di documentare questo collegamento tra queste varie vicende, e cioè siamo nel 1995, c'è già stato l'attentato di via Fauro e gli altri attentati di mafia, c'è già stata la denuncia pubblica dell'Agenzia dell'ONU per l'ambiente che ci parla della FinChart e degli affari di via Fauro. C'è già stato il disastro del Monte Prince. Incarica la Digos di fare le sue indagini, la Digos di Roma, ce l'ho qui il rapporto, sono qualche decina di pagine, un lavoro piuttosto lungo, sono una trentina di pagine, ricostruiscono le vite di queste società, ci parlano della FinChart, ma non ci fanno il nome, nominano tutti gli amministratori che ci sono stati nel tempo, ma non ce ne nominano due, uno anzi. Ci parlano di un'altra società che si chiama Sani Service, che era l'altra coinvolta nel traffico dei rifiuti, e finalmente arrivano alla Finarma. Solo che quando arrivano alla Finarma dicono, anzi ve lo leggo perché è simpatica la conclusione, perché questo giornalista non sa quello che scrive, questo è il problema, no? E scrivono: in particolare si rileva che né presso il locale tribunale civile né presso la camera di commercio risulta che la Finarma abbia mai avuto sede in questa via Fauro, cioè me lo sono inventato io. Inoltre, nell'oggetto sociale della Finarma non compare l'attività di trasporto aereo navale con mezzi propri o a noleggio, notizia riportata nell'articolo di Luigi Di Maldi apparso sul periodico Avvenimenti. Caso chiuso. Non c'è nessun legame dei traffici di rifiuti con la Navarna. Non c'è nessun legame con l'attentato di via Fauro. Vi ricordo che il perito esplosivista Massari, lo ricordo io, per averlo sentito con le mie orecchie in tribunale, dichiarò in primo grado che la miscela di esplosivi ritrovata a prua del Moby Prince era esattamente identica a quella utilizzata per l'attentato di via Fauro. Caso chiuso, perché questo
questo legame non c'è, non c'è mai stata in De Fabro la fine arma, mai. E invece io ho qui, sempre del 1995, la misura della Camera di Commercio di Roma, che la Digos non è mai riuscita a trovare, sbagliando società e scrivendo al giudice che non c'era bisogno di indagare in quella direzione. E infatti il giudice non ha indagato. E che cosa ci dice questa? Che la Finchart SRL ha sede in via Ruggero Faio 43. E ci dice anche qualcos'altro, che fra gli amministratori di Finarma e Finchart non c'è nessuna differenza, sono le stesse persone, e che la sede staccata della Finarma sta in via De Gasperi 55, dove ha tutte le sue società la Navarma. Ma non solo, ci dice anche un'altra cosa che dovrebbe far suonare una serie di campanelli d'allarme, se parliamo di pettoline, se parliamo di traffico di carburante, se parliamo di rifornimenti a navi che spostano armi e non possono andare ad Darsena Petrolio a farsi fare il pieno o a caricare gasolio da portare in giro per il mondo, soprattutto se risultano ufficialmente smontate e impossibilitate a navigare perché devono fare la deratizzazione, perché questi erano i lavori che doveva fare il 21 ottobre Scifco a Livorno. Allora si scopre che uno è un certo signor Landini Cesare, che francamente ci interessa poco, ma l'altro amministratore della Finchart e della Finarma è un certo signor De Blasi Vincenzo, che in via De Gasperi 55 c'ha un'altra azienda sua, anzi ne ha una serie, perché ce l'ha ancora adesso. E questa società si chiama, questa che faccio una denuncia pubblica, perché questa storia è un depistaggio, è un'inchiesta che è stata affossata. La Trader SRL di De Blasi Vincenzo, che si occupa di fare bunker, cioè di rifornire con le pettoline le navi nei porti. E quando si cancella l'esistenza di questa società da un rapporto che si fa a un magistrato che gli fa una domanda precisa e che vuole sapere se si deve andare a indagare in quel senso, io mi chiedo chi ha il potere di fare queste cose. Secondo me non ce l'hanno gli armatori, ce l'hanno altri. E qui mi riferisco e vado a concludere questo discorso perché vuole essere esemplificativo di una situazione in cui matura la tragedia del Moby Prince, che è questa. Il 7 di aprile, su questa nave smontata, su questa nave Scifco su cui indagavano nelle api e nella Roma, c'è un ammutinamento. L'equipaggio si ammutina, una parte dell'equipaggio sbarca e chiede asilo politico. E arriva a Livorno l'intero Stato Maggiore della Scifco, tutti i dirigenti, compreso Omar Mugne, che però il giorno 8, il giorno 6, lascia Livorno, si incontra con l'addetto militare dell'ambasciata somala a Roma e con quello va a Reggio Emilia, dove dovrebbe avvenire, ma poi non abbiamo i dati effettivi su questa possibilità, l'incontro con un signore che si chiama Giorgio Giovannini, e che traffica continuativamente da un ventennio in armi tra la Somalia e la Jugoslavia. E badate che Mugne è cittadino italiano, anche se è somalo, e ha una casa a Bologna. E il 6 aprile a Bologna arriva un signore che si chiama Vincenzo Ricausi. Chi è Vincenzo Ricausi? Scusate, i nomi sono tanti, ma purtroppo non è la mia tela quella che vi devo raccontare. Vincenzo De Causa è un importante addestratore di gladio. È un uomo dei servizi segreti, è responsabile del centro Scorpione di Trapani, è quello che gestisce gli addestramenti dei gladiatori insieme con la CIA e le altre organizzazioni della NATO, e che verrà ucciso in Somalia 5 mesi prima di là delle Alpi. E anche di lui non
non sappiamo né perché né per come. Potrei continuare, è sicuro, con fatti di questo genere e anche con fatti che riguardano il movimenti di materiale che non è petrolio, ma che è nafta, che è carburante e che in caso di guerra diventa materiale strategico tanto quanto le armi necessarie. Non si fa la guerra senza la nafta. Potrei continuare 2 o 3 ore, ma non è una minaccia, mi fermerò qui. Grazie.